ed ad od. Non aggiungere la D quando serve dà tanto fastidio quanto aggiungerla quando non serve. Ciao a tutti ed eccomi qui con una perla di comunicazione. Mi raccomando, seguitemi tutte quelle robe lì. Bene, stavolta niente comunicazione politica, ma solo un piccolissimo suggerimento non richiesto da parte del vostro affezionatissimo grammar nazi di quartiere. In comunicazione, scritta o verbale che sia, meno spigoli ci sono, meglio è. Uno dei peggiori spigoli è l'uso indiscriminato della preposizione semplice ad e delle congiunzioni ed e od. Beh, forse od è piuttosto raro a causa soprattutto dell'uso eccessivo, scorretto e vergognoso della locuzione congiuntiva piuttosto che, la quale non significa oppure, bensì anziché. Quindi smettetela di stilare liste ficcandoci piuttosto che tra una scelta e l'altra. È un errore. Ma chiudiamo questa angosciante parentesi della grammatica italiana e torniamo a concentrarci su ed, ad, od. In comunicazione, scritta o verbale che sia, vi dicevo, è sempre meglio evitare di usare la D in coda solo perché la parola successiva inizia con un'altra vocale. E chi se ne frega? È un errore fonetico, sentite qua. Tutto questo ed altro ancora su In Video Veritas. Tutto questo e altro ancora su In Video Veritas. Senza la D scorre molto di più, non c'è quella D che... Ancora. La mia mente è in salute ed in equilibrio. La mia mente è in salute e in equilibrio. Insomma, ed ora con la O. Preferisci dolce o amaro? Preferisci dolce o amaro? La D fa schifo in questi casi, mentre la regola vuole che la D sia d'obbligo quando la parola successiva inizia con la stessa vocale della preposizione e o della congiunzione. Ad esempio, devo andare ad Ancona. Devo andare a Ancona. Qui la D ci sta tutta. Oppure, finisco una cosa e entro in casa. No, finisco una cosa ed entro in casa. Con la O. Lo preferisci verde o oro? Lo preferisci verde o d'oro? Ecco, non aggiungere la D quando serve dà tanto fastidio quanto aggiungerla quando non serve. Certo, c'è sempre quell'incognita tipo quando si dice sono in forma ed efficiente. Ed efficiente. Dal vostro grammar nazi è tutto. Seguitemi, eccetera. Ossequi e...